Siamo qui con Alessandra Calvo, presidente di SOUP, per la presentazione di Squilibri. Perché Squilibri? Prima si chiamava Incontri di Lettura, quest'anno invece c'è questa aggiunta. Sì. Ci vuole spiegare? Sì, allora le racconto questa metamorfosi. Allora, noi abbiamo deciso di cambiare un po' la struttura degli incontri di lettura, visto che ormai erano 10 anni in cui abbiamo faticato moltissimo, devo dire, noi l'associazione SUP e l'associazione a voce alta a portare avanti questo progetto complesso, perché insomma in questa città è tutto abbastanza difficile. Poi finalmente c'è stato un incontro con il direttore nuovo della Biblioteca Nazionale, che è una persona veramente molto in gamba. Abbiamo avuto modo di conoscerlo, lui si è insediato da pochissimo, dal mese di marzo qui, e devo dire però sta già cercando di fare molte cose. Abbiamo pensato che stare in un luogo diverso, in un luogo fisso, che ci identificasse proprio come manifestazione legata proprio visceralmente alla lettura e ai libri, fosse un segnale più forte, e quindi abbiamo deciso di dare un titolo nuovo. Squilibri è divertente perché ovviamente scomposto diventa un gioco di parole, quindi c'è qui, che è appunto la Biblioteca Nazionale, i libri, e poi c'è Squilibri tutti insieme, che un po' ci rappresenta, perché insomma siamo un po' sgangherate noi, che da anni disperatamente siamo su questi progetti così difficili da portare avanti, e quindi è nato questo nuovo titolo, Squilibri. Poi abbiamo lasciato chiaramente Incontri di Lettura, perché fondamentalmente sono degli incontri di lettura, cioè noi abbiamo, come sapete, abbiamo attori, abbiamo scrittori che vengono a presentare i propri libri, attori che leggono le pagine di classici, e soprattutto questo è una manifestazione che vuole fare incontrare anche i giovani con i libri, e quindi c'è la sezione di cui poi vi parlerà Marinella Pomanici, che è tutta dedicata alle scuole, quindi giovani che si accostano alla lettura e ai libri. Quindi il primo obiettivo di questa manifestazione naturalmente è la diffusione del libro, e anche l'esigenza di cui ci parlava il direttore della Biblioteca Nazionale di aprire questa meravigliosa biblioteca, che è veramente preziosissima e ricchissima, aprirla al pubblico napoletano, che viene poco alla Biblioteca Nazionale. Gli studiosi vengono, gli studenti, ma non i cittadini comuni. Grazie.